Grazie Luca, prima di tutto grazie per essere qui con noi. Senti Luca, ovviamente l'argomento è un argomento molto delicato. Sai, parlare di fiscalità internazionale, nella fattispecie del commercialista, è un qualcosa che in genere ha sempre delle, diciamo, ti dico, delle lacune. Proprio perché ogni tanto si sente parlare di escapologia, ogni tanto si sente parlare di soluzione per pagare meno tasse, se ne sente di ogni, ma voglio chiederti se puoi darci una visione il mondo della pianificazione delle tasse verso l'estero per quello che è una realtà, ripeto, che può essere un nomade digitale o può essere un libero professionista, visto che se ne parla sempre su quelle che sono le grosse aziende e sentiamo notizie, o meglio leggiamo notizie su importanti testate nazionali che affrontano la tematica dandoci appunto magari la visione che la Fiat ha spostato la sua sede in Olanda e tante notizie di questo calibro. Però realmente c'è qualcosa che può fare il nostro artigiano, un libero professionista, ma anche titolare di una microimpresa? Allora sì, senz'altro, è corretto quello che dici. I media, soprattutto quelli italiani, affrontano una questione sotto due vista, diciamo, o scandalistica, per cui subito si grida azione fiscale, e comunque dando sempre il taglio che la fiscalità è appannaggio dei grossi gruppi. Non è così, quindi cominciamo a dire che grazie a fenomeni che negli ultimi 20 anni hanno riguardato tutti e che noi stessi cavalchiamo, cioè quello della digitalizzazione, quello della globalizzazione, oggi è possibile applicare in tempo reale con semplicità, se non il 100%, però diciamo una buona parte degli strumenti che applicano anche i grossi gruppi, i grossi gruppi multinazionali. Quindi anche le PMI, le piccole e medie imprese italiane, dal freelancer alla piccola società di capitali o di persone, in realtà hanno a disposizione degli strumenti di pianificazione fiscale, se non di protezione patrimoniale, anche guardando al di là del confine italiano, che sono immediatamente aggredibili. Poi chiaramente dobbiamo capire ogni business, è sempre una case by case analysis, però ci sono delle macro categorie o comunque dei macro approcci alla pianificazione fiscale, ok? E partendo proprio dall'inizio, diciamo a burbe condita, quando tu facevi riferimento all'escapologia piuttosto che ai sistemi per non pagare tasse, ecco, la prima cosa da dire è che non esistono sistemi o metodi per, così come non esistono degli schemi per scappare le tasse, no? Evidentemente ogni pianificazione si inquadra in una cornice legale che deve essere rispettata, altrimenti arriva l'agenzia delle entrate e ci fa un culo come una capanna, perdonami, diciamo il francesismo. Chiaro, il problema in Italia è chiaramente, io mi permetto, insomma, anche alla luce della nostra amicizia, forse non mi rendo conto, certo, però insomma ci conosciamo, gestiscimi tu. Sì. Tranquillo. Per cui dicevo, non esistono degli schemi o dei metodi, quindi qual è l'approccio più brutale di queste persone? Dicono, intanto ti faccio scaricare i costi, anche quelli personali, da quelli di business, ti faccio fare un po' di nero, ti faccio fare una holding che non ti serve a niente, mi invento delle royalty che sono completamente fuori da ogni logica di mercato. Sono tutta una serie di accortezze che comunque qualsiasi commercialista che abbia superato l'esame conosce, che però ha l'intelligenza di non applicarle in maniera standard su tutta la platea dei clienti barra contribuenti, perché sono tutte robe che stanno in piedi fino al momento in cui mi arriva un accertamento. Quindi è tutto bellissimo, perché chiaramente io posso suggerire la stessa pianificazione fiscale a 200 persone partendo dalla consapevolezza che tanto ne accerteranno 20 se tutto va bene, perché poi l'agenzia ha delle risorse limitate, ma state sicuri che chiaramente non sapendo poi nella giostra se capitate voi o il vostro amico barra collega, se arriva l'agenzia, partiamo dal presupposto anche che in Italia non esiste la certezza del diritto, o comunque è una chimera, è una presa in giro, per cui è tutto estremamente discrezionale, per cui la stessa, come dire, lo stesso principio, la stessa normativa che abbiamo fatto implementare i signori del caso, sono tutti quanti opinabili in caso di accertamento da parte delle agenzie all'entrata, ok? Quindi partiamo col dire questo, non esiste un metodo legale, non esiste un metodo standard da applicare, è una presa per il culo. Chiaro, chiaro, molto chiaro, molto molto chiaro. Infatti, proprio partendo da questo, quali sono
cioè gli strumenti che ad oggi, ad esempio, un freelancer, quindi un eventuale nomade digitale, perché così possiamo definirlo, può valutare prima di attivare quella che è la sua stessa professione, perché bisogna dire che tanti partono, o meglio, si lanciano e aprono subito posizione IVA e via dicendo, proprio per affrontare quello che è il mondo del lavoro. Quali sono gli strumenti che invece ci possono essere prima, se ci sono, e quali ti senti di consigliare? Allora sì, assolutamente, è un problema importante, questo è un problema reale, perché molti sono talmente tanto spaventati dal fatto di pagare tasse che o aprono troppo prima o non aprono proprio la partita IVA, perché chiaramente vivono nel terrore che se fanno qualcosa fuori norma, anche perché oggi poi ci sono le indagini finanziarie, la tracciabilità dei conti correnti, eccetera, eccetera, quindi vivono nel terrore. Allora nel terrore magari non iniziano. La legge vorrebbe che noi aprissimo la partita IVA anche solo se abbiamo pensato di avviare un'attività, che è una follia tutta italiana. Quindi il mio personale consiglio, per poi cercare di dare poi, no, dei drops pratici alla tua audience, sì, è questo: non farsi prendere dal panico, numero uno. Quindi non è immediatamente necessario aprire una partita IVA, a meno che non abbiamo la ragionevole certezza di fatturare più di 10.000 euro dal giorno 1, se non dal giorno 0. Quindi il punto è iniziamo a vedere che cosa succede mettendoci sul mercato. Abbiamo sempre la possibilità di regolarizzare quello che fatturiamo, come che non fatturiamo, quello che incassiamo, entro, diciamo, la fine dell'anno successivo. Quindi c'è sempre tempo per regolarizzarsi e poi dichiarare i redditi. Quindi partiamo col dire questo: se comincio a incassare perché le vendite vanno bene ma non ho ancora una partita IVA, non fa niente, ho tutto il tempo di regolarizzare e farmi prendere dal panico dopo, quindi rimaniamo sereni. In più esistono degli strumenti a cui facevi riferimento tu, che sono degli strumenti che ci aiutano nelle pianificazioni di tax deferral, cioè di spostamento in avanti della tassazione, ma sono degli strumenti banali, cioè banali chiaramente dal mio punto di vista, o comunque immediatamente fruibili. Banale non era esattamente il termine corretto, cioè come le piattaforme tipo Fiverr, Upwork, che ci permettono intanto di aprirci una posizione da freelance, questo vale soprattutto per i freelance, e poi loro che fanno? Incassano loro per conto nostro. Decideremo noi se e quando riprendere i soldi da quel wallet che loro mantengono temporaneamente. In Italia il lavoro autonomo tendenzialmente è tassato per cassa, quindi finché non mi vado a prendere quei soldi che restano nel wallet, non li ho incassati materialmente, non c'è necessità di aprire partita IVA. Ok, anche se la legge vorrebbe di sì, perché ti vede che fai un'attività continuativa, però di nuovo qui non stiamo parlando di evadere le tasse, qui stiamo parlando di iniziare senza panico e poi dopo andiamo a dichiarare tutto fino all'ultimo centesimo. Però intanto queste piattaforme ci permettono di fungono da cassa di compensazione, diciamo, tra noi e il fisco. O ancora, per esempio, per citare altri strumenti, abbiamo Xolo o società come Xolo. Io ne dico una, non per fare pubblicità, ce ne sono mille come Xolo, per dare un esempio, che sono SaaS, cioè società, diciamo, di servizi, che fatturano per conto nostro. Quindi se abbiamo dei clienti europei, che è un caso molto tipico per i freelance, soprattutto per i digital nomad, quindi tutti quelli che lavorano con internet, con lo sviluppo di siti web, con la grafica, i video, eccetera, eccetera, molti hanno clienti americani piuttosto che clienti europei, esistono delle società che praticamente fatturano per conto nostro. E quindi mi posso cominciare a fatturare al cliente, anche presentarmi in maniera professionale sul mercato, fatturando per il tramite di una società, anche se non è mia, e senza dovermi preoccupare poi di costituirla, perché poi magari appunto mi va bene un mese, il secondo mese non mi va bene più e io mi trovo con una società che comunque costa. Ok, quindi per iniziare sono tantissimi gli strumenti che permettono ai freelance, piccoli imprenditori, di cominciare. Chiaro, questi cari amici ascoltatori, come avete sentito, si tratta appunto di strumenti che servono anche nel momento in cui state pensando di avviare un'attività. Questo è quindi sicuramente molto interessante nel momento in cui dovete, magari avete pensato di creare una ramificazione della vostra attività proprio da un'intuizione che avete avuto. Potete testarla usando questi strumenti senza dover andare magari anche a variare quella che può essere l'ordinamento societario, il vostro oggetto sociale, per quella che è l'inclusione di questa eventuale diramazione. Quindi questo vi dà modo di capire come andare
tranquilli, proprio guadagnare in tranquillità, perché la tranquillità è quella che porta poi a fare anche le scelte in modo ragionato, senza il timore di quello che è il fisco italiano. Luca, senti, ti chiedo un'altra cosa, nel senso che tutti questi strumenti sono poi molto interessanti, specialmente nella fase di starting, appunto, di eventuale ramificazione o definizione di quello che può essere un altro ambito applicativo per l'artigiano, il libero professionista, il nomade digitale, il titolare della microimpresa. Ma voglio chiederti un qualcosa: ci sono degli strumenti che si possono prestare anche per chi ha già un'azienda? Allora, senza dubbio, di nuovo, va visto la tipologia di business, la tipologia di mercato, perché tendenzialmente il mio consiglio è sempre quello di fare delle pianificazioni e delle simulazioni prima di cominciare il business, che costa poco, non devo aprire una partita IVA, dipende dal commercialista evidentemente, però è sempre possibile per ogni società di persone, facendo un esempio concreto, per ogni SRLS, andare proprio a proiettare i flussi e vedere quali costi posso ridurre, quali no, e qualsiasi commercialista bravo dovrebbe farti una pianificazione banalmente in Excel, così tu da prima sai esattamente quali sono i flussi di costi e quali sono i flussi di ricavi, tanto per cominciare. Dopodiché ci sono possibilità di accedere a ramificazioni, pensare alla possibilità di una holding italiana, per esempio con una trading estera, e quindi andare a sfruttare quelle che sono le direttive all'interno dell'Unione Europea per massimizzare, per ottimizzare il risparmio fiscale. Dipende dalla tipologia di business. Se la mia SRL, la mia partita individuale, vende esclusivamente in Italia con fornitori esclusivamente italiani, e allora in tutta onestà ti dico che l'unica cosa che si può fare è una pianificazione con un commercialista italiano bravo, formato. Però strumenti esteri in questo caso sono di difficile sbocco, di difficile utilizzo. Se invece, come sempre più spesso ormai, se non fate imprenditori, mi rivolgo direttamente a loro, ormai per me sono entrato in casa tua, se li volete utilizzare direttamente, e allora per confidenza mi permetto, se li volete utilizzare direttamente, e allora dobbiamo pensare di espandere il business in semplicemente al di là del confine italiano, che è una cosa che chiaramente tu consigli ed è possibile oggi sotto il profilo digitale fare un po' per tutti, cioè chi vendeva prima solo in Italia oggi col suo sito e-commerce vende all'estero. Questo vale per i prodotti e vale per i servizi, è possibile riqualificarsi in una lingua estera. Era una cosa che fino a poco tempo fa, diciamo 10-15 anni fa, erano impensabili, ma oggi obiettivamente serve semplicemente un buon pianificatore o un buon intenditore di marketing, come per esempio Samuele. A quel punto, nel momento in cui riesco a guardare come mercato di riferimento e magari anche come fornitore al di là del confine italiano, si vanno a innescare una serie di strumenti, quindi holding, control holding, partnership, licenze, license agreement, eccetera eccetera, che invece permettono di approcciare a un risparmio fiscale. Facciamo attenzione però, e mi permetto, fermami tu che vado avanti all'infinito, attenzione, chiaramente ogni volta che vado ogni volta che vado a costruire una struttura, una pianificazione, queste strutture hanno dei costi e devono avere un certo livello di sostanza, quindi bisogna chiaramente sempre lavorare sul trade-off tra costi di struttura e risparmio fiscale. Può sembrare banale, però io mi ritrovo con casi di clienti che mi arrivano con decine di scatole implementate alla buona, diciamo, da ex consulenti, e poi dobbiamo andare a smontare qualsiasi cosa. Chiaro, molto molto chiaro, cari amici ascoltatori, vi invito veramente a prestare attenzione, perché questi sono poi i problemi che si devono affrontare, perché nella maggior parte dei casi, come giustamente evidenzia Luca, si pensa di leggendo un po' e curiosando un po' sul web, di seguire la scia della LTD in Inghilterra, quando c'era la scia dell'LTD in Inghilterra, per poi andare verso quella che era la società aperta in uno dei tanti altri paesi,
anche i paesi neoinclusi nella comunità economica europea per poi trovarsi appunto con quelli che sono dei problemi. Quindi questi sono sicuramente dei consigli molto molto importanti. Luca, ci mancano circa 10 minuti alla chiusura. Voglio chiederti voglio farti una domanda molto precisa e molto specifica. Tu cosa ti senti di consigliare, di suggerire veramente? Il suggerimento che dai sia a chi si approccia ad aprire, ad avviare un'attività, sia a chi già ha un'attività in essere e punta verso quello che è un'estensione verso l'estero. Perché poi quello che succede è che naturalmente oggi il mercato non è più il mercato domestico, quindi quello confinato dai nostri confini italiani, ma bensì c'è almeno, perlomeno c'è il mercato europeo da affrontare. Quindi in questo senso, quali sono i tuoi suggerimenti? Allora, bisogna guardare per forza al mercato estero, cioè se si vuole chiaramente, banalmente, per aumentare il fatturato, ma se si vogliono applicare dei seri strumenti di pianificazione, dobbiamo guardare al di là del confine italiano. Anche perché, è di comune dominio il fatto che stiamo andando sempre peggio. Mi ci metto anche se io ho lasciato l'Italia ormai 10 anni fa. La situazione non migliorerà di qui a breve e quindi è necessario guardare al di là del confine. Possiamo farlo in due modi: o spostandoci direttamente insieme alla nostra attività, se del caso, quando è possibile. Io ovviamente per deformazione professionale è la prima cosa che mi sento di consigliare, perché l'ho fatto in prima persona, perché questo è il lavoro che faccio, no? Ricollocare all'estero imprenditori ed imprese. Alla luce sia del risparmio fiscale ma anche dello stile di vita che preferite, insomma, perché è semplice spostarsi a Dubai senza pagare tasse, è più difficile magari rimanere all'interno dei confini europei con una struttura che mi dà lo stesso risparmio fiscale. Caso quindi, quando è possibile trasferirsi e ricollocare se stessi e il proprio business al di là dei confini italiani, mantenendo il mercato italiano che è già una parte importante del vostro fatturato. Diversamente, se si desidera o se si è costretti o comunque c'è la volontà di rimanere in Italia, che appunto, lo ripeto, cioè non è scritto da nessuna parte che tutti i 66 milioni si debbano spostare all'estero, è comunque necessario implementare la propria struttura utilizzando in primis i paesi dell'Unione Europea, perché è possibile aderire banalmente a una serie di direttive implementate proprio dall'Unione Europea che permettono di raggiungere immediatamente risparmi fiscali importanti. Se dovessi darvi invece un esempio concreto di paesi con cui oggi si lavora benissimo sotto il profilo fiscale, sia diciamo spostandosi in prima persona, sia pensando invece all'apertura di società, strutture, già all'interno dell'Unione Europea è possibile trovare degli esempi molto molto importanti. Il Portogallo su tutti, la Spagna è comunque, può essere un tra virgolette paradiso fiscale se utilizzata nella maniera opportuna. Malta da sempre, tutti i paesi di lingua inglese sono tutti utilissimi nelle strutture di pianificazione e lo possono fare tutti, non lo possono fare soltanto le grosse multinazionali. Tutti i paesi dell'Europa dell'Est vantano dei tax rate, dei corporate, dei tassi di delle tassazioni, perdonatemi, che sono di tutto rispetto e tendono fondamentalmente a percentuali comprese tra lo 0 e il 10%. Quindi se non ci spostiamo direttamente è possibile comunque pensare a delle succursali, poi però è ovvio che dipende dalla tipologia di business, magari faccio un Amazon FBA, magari ho bisogno di un magazzino, magari invece offro servizi per cui è necessario fare un altro tipo di considerazioni, però magari se ho un mercato anglofono è lì, le possibilità sono infinite. Se il mio mercato è quello canadese o quello americano, anche la possibilità di strutture poi diventano infinite. Quello che bisogna sapere è che il trasferimento proprio del proprio business è una procedura estremamente semplice, legale al 100% e reversibile. Molti miei clienti, per esempio, che cosa fanno attualmente? Proprio per dare un altro esempio, mi dicono: io non voglio vivere per sempre all'estero, però voglio fare un'esperienza, perché anche sotto il punto di vista imprenditoriale la possibilità di espandere se stessi o proprio il business al di là del confine è importantissima. Allora vado via, risparmio sulle tasse in maniera assolutamente legale, magari rientro in Italia tra qualche anno e magari riesco anche ad ottenere le agevolazioni del bonus rimpatri, che in Italia oggi praticamente è possibile accedere anche dopo 2 anni di iscrizione all'AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Quindi sempre in un'ottica di pianificazione di lungo respiro,
vado via, incremento, intanto metto da parte soldi perché non pago le tasse, poi rientro e mi prendo altre agevolazioni. E non è sciacallaggio, è la maniera più opportuna di far crescere il vostro business, perché nessuno vi verrà a salvare. La situazione è quella che è. Chiaro, chiarissimo Luca. Quindi voglio sicuramente ringraziare tantissimo Luca per essere stato qui con noi. Cari amici ascoltatori, ci vediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Marketing Drops. A presto, grazie Luca! Grazie a te!